Salve. Che ci fai da queste parti, Calì? È un secolo che non ti vedo. Esagerato. Mi sarò assentata giusto per 10 anni. Sai, guerre di qua, stragi di là. Ho avuto un bel po' da fare per creare un po' di scompiglio. Ma adesso gli umani se la cavano bene anche da soli. Non c'è bisogno del mio aiuto per farli scannare tra loro. E quindi ti facilitano il lavoro? Certo, stanno diventando la peggior feccia dell'inferno. Tu invece, che fai? Conto le ore di qualcuno. E allora, voglio divertirmi anch'io. Oggi la prof di fisica non si è proprio regolata. Ci ha dato tantissime pagine. Chi sarà mai? Ti lamenti sempre. Parli bene tu, vorrei vederti a combattere contro professori scatenati, bidelli irascibili e soprattutto compagni zombie. Compagni zombie? Ma no, ma nel senso che sembrano addormentati. Ogni tanto parli con loro e poi ti rendi conto che neanche ti stavano ascoltando, stanno sempre col telefono in mano. Vabbè, mi avevi spaventata. No, fanno davvero paura, li vedi che camminano per strada, non guardano neanche dove vanno, poi dicono che li investono. Vuoi vedere che questo era uno che stava al telefono? Chiamo un'ambulanza? Sì. Sembrerà strano, ma ho visto la macchina che camminava da sola. Ma forse era folle, stava in pendenza, è venuta giù da sola. No, no, ti garantisco, ho sentito il rombo del motore, veniva avanti da sola. Ragazzi, questa macchina camminava da sola, ha investito una persona. Sì, vabbè, Christine la macchina infernale. Davvero, ragazzi, che sarebbe? È un libro di Stephen King dove una macchina posseduta da un demonio va in giro e semina il terrore. Capito. Ma guarda che è solo un libro, è finzione. Sì, poi ci hanno fatto un film, però è completamente finto. Dici? Ma per favore, dai che devo andare a casa, che devo fare la versione di latino, che poi che la studio a fare, che è una lingua morta. Dai, muoviti! Bene, funziona. Devo solo aggiustarne il tiro. Alla tua età giochi ancora con le macchinine. Che fai? Sei venuto a sfottermi? E quindi mi ha messo 7 meno, solo perché ho sbagliato 2 declinazioni. Però quella era una verifica da 8. Quanto la odio! Oddio! Immagino, tua madre vorrà tutti 10. Sì, 10 schiaffi d'età! Sì, per lei è poco pure 9, quindi figurati 7 meno. Infatti mi ha tolto il computer per una settimana intera. E va! Sì, quella macchina si è mossa da sola. Sì, ne sono strasicura. Ma allora aveva ragione quel tizio di ieri. E ti dirò di più. Voleva colpire te. Cosa? Ma che dici? Max, è solo un caso che non ti ha colpito. Quel tipo è passato prima di te e quindi non ha colpito te. Oh santo Dio, ma com'è possibile? Io una mezza idea ce l'avrei. Luciano. Maledetto, lisciato per poco. La prossima volta non sarai così fortunato. La prossima volta giuro che ti faccio secco. E dopo avrò anche l'onore di accoglierti nel mio albergo, dove ti verrà riservato il trattamento di lusso. Non riesco a capire. Quindi quelle macchine vogliono investirmi? Non investire, uccidere. Ah, grazie della precisazione. Ora so sicuramente meglio. Nel caso non lo sapessi. Ma la smetti di scherzare? Io adesso come ne esco? Allora, onestamente non lo so, però ti consiglio di rimanere a casa finché non ci capiamo qualcosa. Ma non puoi fare come fai di solito, vai di là e chiedi informazioni, che ne so, a San Pietro. Non è che sia così semplice parlare con lui, hanno lista d'attesa enorme. E non abbiamo tutto questo tempo. Ma non intendevo solo lui, anche qualcun altro, che ne so, un altro santo, un beato, un arcangelo, insomma, inventati qualcosa, io domani devo andare a scuola. Non puoi andare a scuola. Ti seccano.
Sì, e glielo dici tu a mia madre che delle auto mi danno la caccia? Ultimamente è poco plausibile. Vabbè, io vedo di là e cerco informazioni. Sì, beh, potrei provarci, ma... ecco, se n'è andato. Adesso di infarto per causa tua, ma non puoi entrare dalla porta come tutti i cristiani normali. Hai ragione. Ah, ciao Michelle. Passa di là. Però digli che si preparasse perché troppo dobbiamo uscire noi, Certo. Eccomi contento ora, sono passata dalla porta come vostra signoria voleva. Ma non smetti di sfottermi. Guarda, oggi non è proprio giornata. Ho avuto una nottata terrificante, sono stato teso tutta la notte. Ho avuto anche gli incubi. Che cosa hai sognato? Che ero dal barbiere con mia madre e a un certo punto una macchina mi investiva proprio davanti all'entrata. E morivi? Boh, penso di sì. A un certo punto mi sono svegliato. Ma allora non andare dal barbiere? No, ma infatti è da tanto che non ci vado, poi voglio anche farmi crescere i capelli. E... è un sogno strano in effetti. Ah, ha detto la madre poi che oggi pomeriggio ci vado, ma dove dovete andare? Boh, non mi ha detto niente. Mamma, dove dobbiamo andare oggi pomeriggio? Ti ho preso appuntamento dal barbiere, non ti posso più vedere con quei capelli in testa, sembri un platano. Ah no, ma io non voglio andare dal barbiere. Mi voglio far crescere i capelli, almeno fin sulle spalle, anzi sulla schiena. Anche secondo me sarebbe bello con i capelli lunghi. Evviva! Oh, basta con tutte queste storie, dai, che abbiamo appuntamento tra un quarto d'ora. E sistemati e andiamo. Ah, che poi dobbiamo anche andare a piedi, che la macchina oggi non ha voluto sapere di partire. Ci si mette anche lei. E adesso che facciamo? Non lo so, non posso neanche scappare di casa perché... mi beccherebbero lo stesso. Abbiamo se no 10 minuti per risolvere questo problema. Altrimenti, ciao già piccolo Max. E sbrigati che devo anche passare al supermercato a prendere il sale che è finito. Così facciamo tutto un giro. Il sale, ma certo, il sale. Perché non ci ho pensato prima? Cos'è tutto questo entusiasmo per un po' di sale? Hai mangiato sciabo? Lo so io. Se il tuo presagio è giusto, so come risolvere il problema. Tu ricordi perfettamente la strada da dove arriva questa macchina? Certo, c'è solo quella di strada. Perfetto. Allora andiamo. Ecco, dovrebbe arrivare da lì. Bene. Abbiamo fregato! Beh, adesso sappiamo come bloccarle. Finché avrai sogni o incubi premonitori, non avrai di che preoccuparti. Devo anche immaginarmelo che li avresti avuti. Quindi credi che da oggi avrò sogni premonitori? Sì, almeno quando servono a salvarti la vita. Ah, non tipo per avere i numeri dell'otto? Credo di no. Però ci accontentiamo di salvarci il culo. Ok, non mi sembra poco. Dai, entra che tocca a te. Ma che ci fa la macchina mia qua? L'hai parcheggiata tu.
Dai, entra, che tocca a te. Credo anche che questo sia solo l'inizio. Eccomi. Le tue nuovi poteri. Quanto lo odio. Ora si mette anche a fare l'oracolo, che predice il futuro. In questo modo non posso più prenderlo di sorpresa. Ma non ti preoccupare, maghetto da strapazzo. Ho già in serbo per te qualcosa di molto speciale. Giuro che io ti farò fuori prima della prossima settimana. Staremo a vedere. O forse hai bisogno di una mano. Okay.